Come avete letto dal titolo, oggi parliamo di stili di programmazione. E il motivo per cui parlo di questa cosa oggi è per rispondere più nel dettaglio a un commento che mi è stato lasciato in un video. In particolare, questo commento mi è stato lasciato nel video in cui parlo di Python in una sola ora, cioè questo qua. Se ve lo siete persi, andatevelo a recuperare. Dunque, questo video non è scritto, non ho avuto il tempo di scriverlo, ma anche perché comunque sarà molto breve. E quindi adesso andiamo a leggere il commento che mi è stato lasciato. Tutto bene, bravo, anche per la comparazione con altri linguaggi. Ma this al posto di self in Python non si può vedere. Nello zen di Python import this c'è scritto special cases aren't special enough to break the rules. E se vai a vedere le tonnellate di sorgenti open source scritte in Python non troverai mai qualcosa di diverso da self. Ma per il resto è bene. Dunque, l'utente in questione critica il fatto che quando io creo dei programmi in Python, in particolare programmi con delle classi, io utilizzo this al posto di self. Python, a differenza degli altri linguaggi, esplicita l'oggetto corrente, cioè non è una parola chiave come che so in C++ o in Java, ma il primo parametro di ogni metodo si riferisce all'oggetto corrente, che viene chiamato. Viene chiamato come? Perché alla fin fine è una variabile come tutte le altre. Sappiamo benissimo che l'interprete di Python mette nel primo parametro di ogni metodo l'oggetto in sé, cioè l'oggetto corrente. Lo chiamiamo self. Ma chi ce lo impone? Perché non è una parola chiave, è una variabile. E la posso chiamare anche terapia tapioco in onore di Monicelli. Se vi siete persi quel video, questo qua, andate a recuperare. Cioè io lo posso chiamare un po' come mi pare. Però, certo, effettivamente ogni linguaggio di programmazione ha delle regole non scritte, anche se in Python sono più o meno scritte nei PEP, cioè nel Python Enhancement, come cazzo si chiama, Proposal. E quindi io sbaglio, me lo direte voi alla fine di questo video. Perché, come leggete dal titolo, questo video parla di stili di programmazione. E in particolare parla di una cosa che in inglese si chiama code stylometry, ovvero la stilometria del codice. Che cos'è la stilometria? E cosa ha a che fare tutto questo video con la risposta a quel commento? Di solito io per Code Academy metto la sigla tra lo spiegone e il codice, ma poiché oggi non ci sarà codice, quindi via la sigla! Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e oggi parliamo di stilometria. Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno, se vi piace il mio canale, in particolare apprezzate questo video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E inoltre, se apprezzate il mio lavoro e volete supportarmi, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo troverete in descrizione. Tra l'altro, all'inizio di questo video avevo detto che questo video non sarà scritto, o meglio, non ho avuto il tempo di scrivere questo video perché settimana prossima sono impegnato e devo montare la seconda parte del video della gestione della memoria, che se vi siete persi la prima parte, la trovate qui sopra. Tra l'altro, questo argomento lo stavo posticipando da così tanto tempo perché, sì, sono cattivo, aspettavo qualcuno mi facesse notare queste cose strane che faccio io nel mio codice, e quindi lo stavo spostando per dire perfetto, oggi parliamo di stilometria, che tra l'altro è un argomento che conosco da 15 anni, però ho dimenticato il nome, quindi sono dovuto andarmi a cercare online il nome di questa scienza, non so come dirlo, così che dare un contesto a tutto. Però è una cosa che conosco da moltissimo tempo, anche se ho dimenticato il nome, vabbè, non ci fa niente, l'ho recuperato. Stilometria. Perfetto. Dunque, la stilometria, come dice Wikipedia, che ce l'ho proprio qua, dice che è l'applicazione dello studio dello stile e si applica allo stile di qualunque cosa. Per esempio, musica, pittura, scacchi e anche programmazione. Per esempio, cosa può succedere? Che in passato vari autori di poesie
magari quando erano ai loro inizi scrivevano poesie e magari non le firmavano perché ancora erano inesperti. Poi quando questi scritti sono stati ritrovati, gli studiosi si sono ritrovati con degli scritti e non sapevano a chi attribuirli. Ed è tramite lo studio dello stile che si è potuto in qualche modo cercare di risalire all'autore originale. E la stessa cosa la si fa in programmazione. Ogni programmatore esperto, ovviamente, ha il proprio stile. E quindi il fatto che io metto this non è perché io non c'ho voglia di scrivere self, è in qualche modo per scrivere nel codice sorgente che quel codice è mio. Cioè, se qualcuno fra mille anni lo ritrova e vede che c'è un codice in Python in cui anziché di self usa this, con buona probabilità lo si potrebbe attribuire a me. E infatti, se andiamo a ripescare il commento, l'autore del commento dice: e se vai a vedere le tonnellate di sorgenti open source scritte in Python non troverai mai qualcosa di diverso da self. Esatto! Appunto per questo io lo faccio. Ed è esattamente per questo. Ovviamente faccio anche altre cose. Adesso faccio un altro esempio. In tutti i linguaggi di programmazione in cui i blocchi si aprono con le parentesi graffe, tipo C, C++, Java, tutti quella, diciamo, sfilza di linguaggi basati, per quanto riguarda la sintassi, a C, la parentesi graffa che apre il blocco non la metto sulla stessa linea, la metto su una linea diversa. Certo, questo lo fanno in tantissimi, ma in C io poi faccio altre cose per stabilire che il codice è mio. Però qualcuno potrebbe dire, beh, perché è necessaria questa cosa? Perché è necessario avere uno stile personale per quando si crea il codice? Alla fine, se tu metti qualcosa su GitHub, puoi mettere la licenza e puoi dire che quel codice è tuo. Ma supponete che lavorate per un'azienda che sviluppa software. In quel caso ogni programmatore non può attribuirsi il suo codice perché fa parte dell'azienda, cioè il codice appartiene all'azienda, fine. Però supponete che per qualche motivo l'azienda vi licenzi perché dite che voi non avete fatto nulla. Come fate a dimostrare che in realtà avete lavorato? Potete portarli in causa e dire: guardate, questi codici li ho scritti io. Ovviamente l'azienda si difende, ma come fai a dire che li hai scritti tu? È una classe su 100, come fai a dire che quella classe l'hai fatta tu? E uno magari potrebbe dire: no, guarda, io uso questo stile, faccio, che cavolo ne so, metto this al posto di self, le parentesi le faccio così, le variabili le chiamo in questo modo, uso il camel case anziché dello snack case. Cioè, queste cose sono cose che io ho fatto in passato, che vi dimostro nei miei GitHub, e quindi non è vero che non ho fatto nulla, io ho lavorato per questa azienda. Poi se l'azienda mi ha voluto licenziare per un motivo qualsiasi, il motivo che io non ho fatto niente non sussiste. Quindi, avere il proprio stile di programmazione vi può, diciamo, salvare le chiappe in contesti in cui tu scrivi del codice, ma per contratto aziendale quel codice ovviamente non è tuo. E quindi tu puoi celare la tua presenza col tuo stile di programmazione. Tra l'altro su Wikipedia c'è proprio una pagina specifica per code stylometry, che ce l'ho qua davanti, in cui per esempio nell'89 leggo che un team di ricercatori sono riusciti a stabilire la paternità di 18 codici sorgenti scritti in Pascal, semplicemente analizzando dei marker che costituivano lo stile di ogni persona. Ed è bello che ogni persona abbia il proprio stile, perché è la, diciamo, è l'equivalente della programmazione della calligrafia. Infatti ci sono molti studi per capire se una firma è autentica oppure è stata falsificata, dallo studio di come la penna viene mossa su un foglio di carta. E la stessa cosa si applica per i codici sorgenti. Ogni persona deve maturare col tempo un proprio stile personale che permette un domani, anche se qualcuno ha avuto, diciamo, la sconsideratezza di prendere una parte del tuo codice che tu hai messo su GitHub, togliere tutte le licenze, authoring, tutto quello che identifica te come autore, e se la mette nel suo progetto spacciandola per propria. Tu dici: no, guarda, quel codice è mio perché io programmo in questa maniera. Certamente qualcuno potrebbe dire: vabbè, uno può prendere un codice sorgente e rimodificarlo, togliendo gli stili personali. Certo, il caso del this è uno. Io poi faccio altre cose che, come vi dicevo poco fa, non sto qua a dirvi, che rendono il mio codice personale. E ogni tanto poi aggiungo
cose strambe, che possono essere anche un uso fantasioso anche degli spazi bianchi, che magari molti potrebbero non notare, ma io sì, perché li ho lasciati io. Io ho risposto a questo commento, ovviamente non ho potuto dare tutto questo spiegone me lo sono riservato per questo video. La mia risposta a quel commento è stata: peccato che non lo hanno chiamato import self, un'occasione sprecata. Cioè, l'utente mi ha criticato il fatto che io ho chiamato this al posto di self, giusto? Prendendomi lo zeno di Python preso da import this. E lì c'è ovviamente un gioco di parole in cui dici: guarda, perché non l'avete chiamato import self? Era ovviamente una battuta, perché spiegare in un commento tutto il discorso per quanto riguarda lo stile di programmazione personale sarebbe stato molto complicato, e quindi questo video mi dà l'occasione che, se voi non ci avete mai pensato, non cercate di essere come tutti gli altri. Sviluppate il proprio stile di programmazione, perché in futuro, chissà mai, vi potrebbe essere utile. Perfetto, pinguini. Io credo che per oggi possiamo concludere qua. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di tutta questa cosa, che tra l'altro non ho inventato io, esiste da almeno 30 anni in programmazione, e spero che io nei commenti non debba più essere giudicato per come io scrivo il mio codice, oppure, anche se accade, rimanderò a questo video. Perfetto, pinguini, io vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione e vi rimando agli altri video che porto su questo canale, e adesso io vado subito a mettermi su Adobe Premiere per montare la seconda parte della gestione della memoria, che spero di farvi arrivare in tempo per venerdì. E se vi siete persi la prima parte, andatevela a recuperare. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!